Lunedì 3 ottobre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Uradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Vi fa compagnia trattando tanti argomenti a tema carcere, ma non solo. Oggi infatti con Alessandro affronteremo un tema che ha fatto molto discutere e che ha, diciamo, scosso un po' l'opinione pubblica, perché sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa è stato pubblicato il testo di un decreto del Ministero dell'Interno che introduce la possibilità per alcune persone migranti arrivate in Italia con i mezzi che conosciamo di versare una garanzia finanziaria allo Stato per evitare di attendere la risposta alla loro richiesta d'asilo nei centri di detenzione amministrativa e di rimanere in questo modo in libertà. Alessandro, che cosa ci dici in merito? Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, la questione è molto dibattuta all'interno di questi giorni. Partiamo un attimo dal principio, ovvero dal decreto Cutro, che è stato emanato qualche mese fa, vi ricorderete, per il gravissimo naufragio che c'è stato sulle coste della Calabria, proprio a Cutro. Ecco, in quel decreto si è espressa la necessità e quindi la possibilità di creare appositi centri che avrebbero dovuto permettere un esame rapido delle richieste d'asilo. Questi centri, che sono definiti centri per le procedure accelerate di frontiera, ad ora ce n'è solamente uno in tutta Italia. Si trova in Sicilia e ha una capienza di 84 posti, quindi potete immaginare quanto sia poco efficiente ed efficace. Il governo ha promesso che di questi centri ce ne sarà almeno uno in ogni regione e quindi sono al vaglio al momento tutte le possibilità di ricerca a livello di spazi per creare questi centri. In ogni caso, l'accesso a questi centri con procedure velocizzate sono solamente per coloro, i migranti, che vengono da paesi che sono considerati sicuri. Ora, i paesi considerati sicuri lo desumiamo da un concetto espresso da una direttiva comunitaria dell'Unione Europea del 2013. Dopo questa direttiva comunitaria, lo Stato italiano ha emanato una lista di 16 paesi e su questo ci ritorneremo per capire se effettivamente questi 16 paesi sono sicuri o no. Ad ogni caso, questi 16 paesi sono considerati quelli sicuri e quindi se un soggetto entra all'interno dello Stato italiano partendo da uno di questi paesi, dovrà andare incontro non alla classica procedura prevista per i migranti, ma una procedura velocizzata. Questa procedura velocizzata prevede di essere posti all'interno di questi centri per le procedure d'asilo per 28 giorni. Pensate che in media una richiesta d'asilo ci vogliono 2 anni per ricevere una risposta. Il governo promette che all'interno di questi centri entro 28 giorni una persona potrà avere risposta. Qual è il punto della situazione? È che il governo all'interno dell'ultimo decreto emanato, quello che citavi tu Antonella, ha previsto la possibilità in capo ai migranti di pagare attraverso una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, pagare 5.000 euro, per l'esattezza 4.938 euro, per evitare di aspettare all'interno dei centri per il rimpatrio di quei 28 giorni, quindi la possibilità di stare in libertà per quei 28 giorni in attesa della richiesta d'asilo. Alessandro, in linea di principio mi sembra abbastanza difficile e incomprensibile da un certo punto di vista, perché la libertà di una persona è legata alla sua disponibilità economica, a parte che è una libertà molto irrisoria, limitata, anche perché devono attendere che venga presa in considerazione la loro domanda e quindi probabilmente spendono sotto i 5.000 euro, perché il tetto è un po' più basso dei 5.000, per poi essere rispediti a casa, né più né meno. E tu hai parlato appunto anche della presenza della permanenza di una persona nei centri per le procedure accelerate e hai anche detto che si tratta di una detenzione amministrativa, giusto? È proprio così, Antonella, si tratta, come lo stesso governo ha affermato, di una detenzione non penale ma amministrativa, è pur sempre una detenzione. Avevamo parlato di quello che accade nei centri per il rimpatrio nelle settimane precedenti e di quanto sia difficile la permanenza in questi luoghi che sostanzialmente coinvolgano tutta una serie di esasperazioni a livello sociale. Infatti mancano cure sanitarie, risorse di fabbisogno di cibo e di acqua per tutti quanti, quindi insomma la situazione è esasperante.
e rimetterla al pagamento di una somma sembra abbastanza criticabile. Come infatti sta succedendo in queste ore, le opposizioni al governo si stanno facendo sentire. Ad ogni modo, il governo ha cercato di spiegare che questa cifra è determinata da un calcolo fatto su una stima per che ricomprende i soldi per il biglietto e quindi per il rimborso, ricomprende il vitto e l'alloggio, quindi il fabbisogno di quella persona all'interno di un mese. Il governo ha legittimato in questo modo la sua scelta. Aspetteremo di capire come si andrà avanti, perché sono ore in cui la situazione continua a svilupparsi e a mutare velocemente. Quello che però, come dicevi tu, va sottolineato è che la possibilità che una persona arrivi sulle coste italiane dopo un viaggio estenuante con la possibilità di avere innanzitutto i suoi documenti di identità, perché per fare una fideiussione bancaria sono necessari i documenti di identità, e questa non è una presenza logica dopo ore di viaggio in mare, e poi appunto di avere una disponibilità economica molto ma molto importante. C'è addirittura chi ha accusato il governo di comportarsi come gli scafisti. Alessandro, vorrei soltanto fare una riflessione che è anche di natura linguistica, ma non solo. Abbiamo parlato di detenzione amministrativa. È stato già utilizzato un vocabolo che afferisce al campo appunto del reato. È un altro ambito linguistico, ma anche, diciamo, fattuale. Sono persone queste che vengono da un altro paese, non sono dei detenuti o delle persone che hanno commesso reato, se non per il fatto di aver semplicemente pensato di venire in un altro paese a cercare un lavoro, comunque delle condizioni di vita migliore. E se questo si diciamo ascrive ad un reato, mi vengono un po' di dubbi su come sia stata pensata questo decreto. Hai perfettamente ragione, Antonella, e io difficilmente potrei contraddirti. Riporto quelle che sono state le motivazioni del governo nel redigere questo atto legislativo. La loro motivazione è che hanno distinto, appunto, come si diceva prima, tra paesi considerati sicuri e paesi non considerati sicuri. I paesi che non sono considerati sicuri sono quelli nei quali non sono garantite le libertà costituzionali che abbiamo nel nostro paese, quindi libertà di pensiero, libertà di associazione, libertà, diritto alla salute, diritto alla vita. Nei paesi quindi nei quali queste garanzie non ci sono, quelli sono considerati non sicuri, e il governo ha sottolineato che coloro che vengono dai paesi non sicuri avranno la normale trafila con la richiesta d'asilo, il CAS, ovvero il centro d'accoglienza, e così via. Per coloro invece che vengono da paesi sicuri, il governo ha sostenuto che non ci sono in principio le condizioni per richiedere l'asilo in un altro paese. Di conseguenza, coloro che partono avendo alle loro spalle un paese, tra virgolette, e ci metto molte virgolette, sicuro, non hanno diritto a richiedere l'asilo altrove. Di conseguenza, devono fornire al paese ospitante, in questo caso l'Italia, un ammontare di denaro per sopperire alle loro necessità. A livello umano, anche io sono molto molto in disaccordo sulla cosa. Soprattutto, e qui Antonella lancia una sfida a noi due e anche a chi ci ascolta, di farci sapere se viene da uno dei paesi che stiamo per elencare, per aiutarci ad arrivare alla verità. Ovvero, i 16 paesi considerati sicuri dallo Stato italiano sono Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, il Gambia, la Georgia, il Ghana, il Kosovo, la Macedonia del Nord, il Marocco, il Montenegro, la Nigeria, il Senegal, la Serbia e la Tunisia. Ora, Tunisia e Nigeria sappiamo già che sono state accusate di violazioni dei diritti umani non solo una volta, ma più volte negli ultimi anni. E abbiamo motivo di credere che non siano le uniche all'interno di questa lista. Quindi ci rimandiamo a un approfondimento su questi paesi. Adesso però vi lasciamo con una boccata di leggerezza dopo questo editoriale un po' pesante e su temi che sono doverosi ma che francamente sono di difficile discussione. Vi lasciamo con una boccata di leggerezza in compagnia di Anna. Anna è una volontaria del Poggeschi per il carcere ed è entrata all'interno della Dozza a Bologna per il progetto Estate Dozza. Anna è entrata per la prima volta e questa quindi è stata la sua prima esperienza in un carcere, ma l'ha vissuta in un modo molto singolare, quindi vi consiglio l'intervista. Ascoltiamola.
tutti, siamo qui oggi a Bologna in compagnia di Anna. Ciao! Anna è una volontaria del Poggeschi per il carcere e ha fatto un laboratorio all'interno dell'estate d'Ozza. Il laboratorio è quello di arte tattile, un laboratorio che è andato a ruba perché ha visto moltissime iscrizioni. E quindi Anna, ti va di raccontarci com'è andato il laboratorio? Allora, il laboratorio è andato molto bene. All'inizio eravamo tutti emozionati perché per noi è stata la prima volta che siamo entrati in carcere da volontari e seguiti appunto da Carla, una ragazza che segue la redazione. E abbiamo fatto questo laboratorio, che è un laboratorio in cui ogni giorno trattavamo un'emozione associata ad un colore e ad una, cioè ad una tecnica artistica. Abbiamo trattato ad esempio la tecnica del decoupage, abbiamo usato il DAS ed è stato molto interessante vedere anche come i ragazzi avevano approcci diversi con queste tecniche oppure proprio nel parlare delle loro emozioni. Abbiamo siamo stati in compagnia di due gruppi di ragazzi, i primi tre giorni un gruppo, gli altri tre un altro, per permettere un po' a tutti di partecipare, dato che la richiesta era molto alta. E niente, però è andato molto bene, è stato molto emozionante anche per noi e molto bello. Siamo molto felici che sia andato così bene e si vedeva anche da fuori. Visto che era la tua prima esperienza all'interno di un carcere, io sono molto molto curioso di chiederti com'è andata, nel senso, avevi dei dubbi quando ti hanno proposto di fare questa settimana oppure hai accettato senza remore? Allora, io ho conosciuto l'associazione a scuola e tramite le coloriture, che sono giorni in cui la nostra scuola chiamava associazioni oppure volontari che parlavano di tematiche differenti. E io ho seguito la coloritura del Poggeschi per il carcere per 3 anni e il mio obiettivo è stato sempre quello di entrare in carcere. E l'unica cosa è che i 2 anni in cui l'ho fatto c'è stato il Covid, quindi il terzo anno comunque non c'è stata occasione di entrare per questioni varie, nonostante il laboratorio fosse tornato in presenza. E quest'anno con l'estate d'Ozza finalmente e sono riuscita ad entrare, è stato bellissimo, emozionante molto e all'inizio ero molto agitata anche perché è un ambiente che è veramente trattato come un tabù dalla società, è veramente isolato e ovviamente i pregiudizi sono alti e tanti, però è stata una scoperta veramente bella. All'inizio sì, anche parlarne magari non tanto con i genitori ma con i nonni che mi chiedevano ma chi te lo fa fare oppure ma ti pagano, è stato strano, però poi quando magari farli entrare anche nella mentalità di una ragazza giovane che ti dice lo faccio perché comunque sono curiosa di sapere come è un posto che ci viene nascosto oggettivamente, è stato bello perché è stato anche un rapportarsi con mentalità e generazioni differenti e proprio un portare a loro un mio pensiero, una mentalità più aperta, più nuova, più giovane. Bellissima questa cosa, questa domanda, ovvero chi te lo fa fare? È una domanda molto valida, è una domanda che ci può stare e abbiamo risposto anche a questa perché è una domanda che si fa in genere alle persone che fanno volontariato nelle carceri e quindi tu hai risposto, lo sai che cosa te lo ha fatto fare. E tornando indietro agli ultimi giorni, alle sensazioni che hai avuto dopo l'estate d'Ozza, pensi che innanzitutto se lo rifaresti e soprattutto se entrare in carcere ti ha cambiato qualche prospettiva, se ti ha fatto venire delle idee, dei pensieri che prima non avevi? E lo rifarei sicuramente, anche perché le persone all'interno di un carcere sono tantissime e questo laboratorio, comunque in generale questa esperienza, mi ha fatto venire la curiosità ancora di più di conoscere di più le persone, sia dal punto di vista numerico, ovvero quantitativo, ma anche qualitativo, perché noi siamo stati dentro poco, una settimana, e abbiamo avuto modo di conoscere i due diversi gruppi, rispettivamente 3 giorni, quindi è molto poco. E quindi sì, assolutamente mi piacerebbe rientrare e conoscere più persone meglio. Poi sì, per il futuro spero di continuare a entrare in carcere e anche
in un futuro lavorativo spero di poterci entrare e nel mio piccolo di poter cambiare qualcosa, perché questo laboratorio e questa esperienza mi hanno lasciato un po' anche l'amaro in bocca e mi hanno fatto capire che ci sono molte cose che non funzionano, purtroppo. Quindi nel mio piccolo in futuro spero di riuscire a cambiare qualcosa. Ecco, interessantissimo quello che hai appena detto. Se avessi la bacchetta magica, che cosa cambieresti per prima cosa? Sicuramente darei più libertà ai ragazzi, perché non penso che chiudendo una persona possa capire di aver sbagliato. Penso sì, dessi più libertà possibilità di lavorare oppure di aprire nuove strade, nuovi orizzonti anche basati sulla legalità alle persone, si potrebbe far capire loro che i modi, ad esempio, per ottenere denaro, integrarsi all'interno della società, anche modi appunto assolutamente legali, eccetera, ti danno comunque soddisfazioni e non per forza bisogna intraprendere strade sbagliate per avere soddisfazioni proprie e personali. Verissimo. Allora chiedo, qual è stato l'episodio più significativo, quello sia in senso positivo ma anche può essere in senso negativo? E allora io direi un po' tutta l'esperienza forse l'episodio più significativo per me è stato appunto, dato che sono comunque una ragazza giovane eccetera, quando mi veniva detto che assomigliavo a figli o nipoti, per me è stato molto toccante, anche perché mi ha fatto pensare, cavoli, le persone che ci sono dentro potrebbero essere benissimo mio papà come mio nonno, o in generale potrebbe succedere a chiunque di trovarsi in questa situazione, e quindi mi ha fatto molto riflettere. Ti ringrazio, Anna. Grazie a voi. E se ti va di mandare un saluto a chi ci ascolta dalle carceri dell'Emilia Romagna, lo puoi fare. Io saluto tutti e mando un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Ciao. Ciao. E dopo aver fatto una bella ragionata sull'argomento, passiamo a gentil richiesta alle interviste sostenibili di Danilo Cinti. In realtà vi mandiamo una replica su un argomento quanto mai attuale, che è proprio l'energia sostenibile. Ne parliamo con il professor Nicola Armaroli. Guardiamolo insieme. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. In questa nuova puntata di Interviste Sostenibili torniamo a parlare di energia e lo facciamo in compagnia di Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR di Bologna, direttore di Sapere, una storica rivista di divulgazione italiana, e autore di diversi saggi di divulgazione sui temi che ruotano attorno all'energia e alle nuove tecnologie. Benvenuto Nicola Armaroli e grazie per essere oggi qui con noi. Grazie a voi. Allora Nicola Armaroli, purtroppo nostro malgrado la cronaca di queste ultime settimane della guerra in Ucraina ha riportato alla ribalta nel nostro paese la discussione intorno ai temi energetici, in particolare alla dipendenza che il nostro paese ha per i consumi energetici, che sono quelli elettrici ma anche del riscaldamento, del gas, in particolare del gas russo. Allora con lei partirei proprio da qui e le chiederei innanzitutto di raccontarci se e quanto effettivamente in questo momento storico siamo dipendenti dal gas in generale e da quello russo in particolare, e di raccontarci più in generale qual è oggi il mix energetico del nostro paese. Innanzitutto noi dipendiamo molto come paese Italia dal metano, perché il 40% dell'energia primaria utilizzata in Italia viene dal metano, che è un valore altissimo se pensate che la media europea è del 25%. Siamo valori simili a quelli della Russia, un po' più bassi, però la Russia il metano ce l'ha, noi non ce l'abbiamo. La dipendenza poi dal gas russo è molto forte, perché circa il 40% del gas che abbiamo ottenuto negli ultimi anni viene dalla Russia. E quindi la dipendenza è forte, non ci si può staccare dalla Russia dalla mattina alla sera, questo ormai è evidente. Perché siamo così attaccati al gas russo? Perché sostanzialmente era quello che costava meno e quello che ci conveniva di più. Quindi questa è una dipendenza soprattutto legata a fattori economici.
noi abbiamo una dipendenza analoga, un po' inferiore al 40% al petrolio. Il petrolio viene utilizzato principalmente per i trasporti, come in tutto il mondo, quindi una quota superiore al 90% del petrolio va nei trasporti, quindi automobili, camion, autobus, aerei, navi, eccetera. Mentre il metano viene utilizzato almeno in tre settori diversi, che sono il residenziale, a casa nostra, la produzione elettrica, molto importante, e il settore industriale. Quindi la transizione del metano, se volete, più complicata per cominciare a smettere di utilizzare metano, perché coinvolge tre settori tutti importanti, mentre la transizione dal petrolio paradossalmente è più semplice, anche se è complicatissima anche quella, perché riguarda solamente il settore dei trasporti. Allora, dal punto di vista invece energetico, di energia primaria, in queste ultime settimane abbiamo sentito parlare, per esempio, il Presidente del Consiglio Draghi, di un eventuale non ritorno ma ripotenziamento del carbone, per esempio. Si è anche parlato di nucleare. E allora le domando, quanto sia auspicabile, credo non sia auspicabile per ovvie ragioni ambientali, ma quanto è realistico e plausibile pensare che si vada in questa direzione in questo momento che apparentemente è così critico per i prossimi mesi dal punto di vista energetico per il nostro paese? È abbastanza implausibile. Allora, primo, il carbone. Se anche noi riattivassimo tutte le centrali attualmente in fase di stop o addirittura di dismissione, arriveremo a coprire una quota del 5% della nostra produzione elettrica. Quindi stiamo parlando veramente di quote molto marginali. Abbiamo 7.000 megawatt di potenza a carbone e attualmente la domanda in questo momento, così vado a naso, si può andare sul sito di Terna, sarà attorno ai 40.000 megawatt. Quindi parliamo di una quota marginale. E comunque Enel ha detto e ha ribadito che il processo di chiusura delle centrali a carbone non è in discussione per quanto li riguarda, quindi lo faranno solamente se saranno obbligati dal governo. Per il momento il gas russo continua ad arrivare e va ad alimentare la guerra, come abbiamo ormai capito tutti, ma continua ad arrivare, quindi non c'è questa esigenza di reperire il carbone, comunque non daremo un grande contributo. Per il nucleare ritengo che siano per l'Italia chiacchiere sostanzialmente inutili, perché per il nucleare mancano le condizioni base. Primo sono i siti. Il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico elevato, quindi è difficile localizzare siti per le centrali e per le scorie. Non abbiamo investitori, tutti parlano ogni tanto di nucleare, ma gli investitori privati non si vedono, e l'elettricità la producono investitori privati, non è lo Stato che produce l'elettricità. E un'altra questione è il tempo. Noi dobbiamo decarbonizzare il sistema elettrico entro il 2050, e se anche partissimo adesso con l'idea di ricominciare col nucleare, prima del 2040-2045 non avremo un solo impianto, ma noi a quel momento dovremo quasi aver finito il lavoro, non cominciarlo. Poi a questo si aggiunge la questione della sicurezza, che è venuta fuori in maniera clamorosa negli ultimi giorni. Leggevo un'intervista di uno dei responsabili dell'ex centrale di Chernobyl, che ha detto: quando abbiamo visto i carri armati nel cortile dell'impianto, abbiamo preso in mano il manuale di come delle operazioni, e il protocollo guerra non c'era. Quindi dopo 70 anni che si parla di nucleare, non è stato ancora pensato che una centrale nucleare un giorno potrebbe, ed è accaduto in queste settimane, è entrare in un teatro di guerra, ed è una situazione estremamente pericolosa per una serie di ragioni che ho descritto in altre interviste, parlando specificamente di questo argomento. Quindi anche per quanto riguarda il nucleare, diciamo, sono chiacchiere buone tra amici in salotto e al bar, ma in realtà stiamo parlando di niente per l'Italia. Allora, abbiamo parlato di petrolio, abbiamo parlato di gas, abbiamo parlato di carbone, abbiamo parlato non di nucleare. Mancano all'appello le rinnovabili. Allora io mi domando, appunto, vista la dipendenza che ci ha raccontato che abbiamo da alcuni combustibili fossili, se questa davvero non possa essere la molla, la spinta definitiva per far partire quella transizione ecologica che da più parti ci raccontiamo che tutti vogliamo fare verso le rinnovabili, che non sia questo la spinta finale, quella che ci porta davvero ad investire in energie cosiddette verdi? Io dico, se non l'abbiamo capito stavolta, dopo due tragedie una dietro l'altra, non lo capiremo mai più. Quindi io proporrei di prendere al volo l'occasione, no? Perché? Perché i flussi energetici rinnovabili, quindi il sole, il vento,
e l'acqua che scorre, il calore del sottosuolo, sono le uniche risorse abbondanti presenti in Europa. Non abbiamo idrocarburi, abbiamo pochissimo carbone, non abbiamo uranio, quindi quando parliamo di quello che dicevamo prima, parliamo di niente per noi. Quindi siccome abbiamo capito che avere maggiore autosufficienza energetica ci dà anche una sicurezza di dormire meglio la notte, per intenderci, bisogna che cominciamo a andare verso dove abbiamo le risorse. Ora, un discorso che io francamente non reggo più è il seguente: quando parli di rinnovabili la gente dice non bastano. Ecco, è una solenne stupidaggine, perché la quantità di energia solare che colpisce il suolo europeo, pensate, è enorme, e in 3 ore il sole manda sull'Europa la quantità di energia che l'Europa consuma in un anno. Quindi la risorsa è l'ultimo problema. Dobbiamo implementare tutte le tecnologie, e le tecnologie ci sono. C'è una qualche ragione per cui a casa nostra, mi faccio appello a ciascuno delle persone che stanno ascoltando, noi dobbiamo bruciare qualcosa per scaldare dell'acqua? Perché il metano cosa serve a casa? Per scaldare dell'acqua, per farci la doccia, per scaldare i termosifoni e per cuocere gli spaghetti. Bene, siamo nel 2022, anche l'uomo delle caverne bruciava qualcosa per scaldare dell'acqua. Nel 2022 abbiamo tutte le tecnologie, a cominciare da quella semplicissima del solare termico, che è più, cioè pannelli che servono per scaldare l'acqua e che in Austria sono sviluppati 8 volte più che in Italia, e in Italia non ci sono. E anche questo martedì si conclude qui. Vi salutiamo tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna che ci stanno seguendo, e vi chiediamo di scrivere a redazione liberidentro@gmail.com o a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Scrivete che cosa ne pensate, dateci i vostro parere e anche qualche, diciamo, stimolo, qualche idea. E intanto, come vi dicevo, siamo agli sgoccioli, e quindi un ciao da me, che sono Antonella, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paola Liotti. Ci vediamo domani, ciao! Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 914279503712.